Allora, abbiamo trovato, vedi, siamo riusciti a trovare la citofonata della nostra insider in giunta per le elezioni al Senato, il vicepresidente Stefania Pezzopane. Buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Allora, Pezzopane, si vota per questo famoso voto palese oggi, domani, quando si vota? Dunque, oggi c'è la giunta per il regolamento che ha appunto all'ordine del giorno questa questione, il sistema di voto per la decadenza di Silvio Berlusconi, e ci sono ovviamente diversi orientamenti. E, per quello che penso io, la questione non va particolarmente drammatizzata, nel senso che o voto palese o voto segreto, purché si voti e si voti presto, perché questa storia dura ormai da mesi. E, poi se potessi scegliere, ovviamente andrei sul voto palese per due motivi. Uno di natura tecnica, perché non stiamo votando una questione personale, ma stiamo semplicemente votando la mancata convalida di Silvio Berlusconi. Le convalide degli eletti si fanno normalmente a voto palese. Poi ovviamente questa convalida ha dei risvolti particolari, quindi capisco anche chi chiederà il voto segreto. Ora, lei ha detto giustamente, non drammatizziamo troppo, però la situazione è abbastanza drammatizzata in sé, diciamo. Indubbiamente. Allora, indubbiamente. Si legge... Il mio era un appello così al... Si legge di un voto di scarto, diciamo così, da quello che si capisce. La Lanzillotta viene indicata come ago della bilancia. E in effetti, leggendosi, lo chiedo proprio all'esperta di tecniche parlamentari dopo questa battaglia in giunta per le elezioni. È così? È sul filo la situazione? Beh sì, abbastanza sul filo, perché le forze politiche si sono espresse, quindi il PD ha detto chiaramente che è per questa interpretazione che riferivo poco fa. Non è un voto su una persona per motivi personali, ma siamo ancora nella fase della convalida degli eletti e Silvio Berlusconi non verrà convalidato, quindi è un passaggio anche lievemente diverso dalla decadenza. E tra l'altro è previsto proprio dalla legge Severino. La legge Severino prevede che in caso si sia nella procedura di convalida, non viene convalidato colui il quale ha compiuto eccetera eccetera eccetera, quindi prevede proprio il caso specifico della mancata convalida. Quindi è un'interpretazione abbastanza sensata questa, però non è il caso di farne una bandiera di principio, perché ripeto, può sembrare una cosa ad personam, o meglio contra personam, ed è evidente che questo darebbe delle armi, degli strumenti a chi considera questa vicenda come una vicenda di accanimento contro Berlusconi. Non è così, però sappiamo che molto si lavora proprio su questo, no? Sul fatto di un accanimento verso Berlusconi. Nel caso dovesse essere risolto questo nodo, poi quando è che si vota materialmente la decadenza di Berlusconi? Perché leggevo di un interesse a non fare lo showdown prima dell'approvazione della legge di stabilità, per farla andare più tranquillamente in porto, è così? Ma no, non credo, nel senso che chiaramente poi tutte le questioni stanno in campo, anche questa, una volta che la giunta per il regolamento ha scelto il metodo, e la questione va alla conferenza di capigruppo, che deve inserire in calendario. Indubbiamente abbiamo iniziato la sessione di bilancio. La sessione di bilancio in Parlamento è quasi esclusiva, ma noi non possiamo allungare più di tanto i tempi, lo dico proprio come Parlamento, perché abbiamo convalidato i parlamentari di tutte le regioni e manca questa questione, una cosa che non è mai accaduta. Sono mesi, il Parlamento si è insediato a marzo, ancora non finiamo questa fase importante, quindi sarà un po' alla conferenza dei capigruppo. Il PD chiederà che ci sia un voto in tempi realistici, la finanziaria e la legge di stabilità, la legge di bilancio e la legge di stabilità si sa,
spesso finisce il suo percorso sotto Natale, quindi non credo che si possa allungare fino ad allora per la non convalida di Berlusconi. Quindi realisticamente la si voterà prima? Sì, realisticamente si potrebbe votare entro la metà di novembre. La metà di novembre, insomma, un paio di settimane la cosa è chiusa. Sì, insomma, un paio di settimane, nella considerazione del fatto che si inizierà poi la discussione in Senato sulla finanziaria. Adesso siamo ancora nella fase delle consultazioni, del dibattito nelle commissioni, poi c'è il momento in cui arriva in Senato e chiaramente la sovrapposizione potrebbe creare problemi. Ci sono margini per prendere tempo e arrivare fino a questa sovrapposizione? Li vede? Non li vedo, perché diventerebbe una battaglia politica del PDL e della Lega. Questa sì, di nuovo ad personam, nel senso che non si capisce perché non andare in Senato a farlo, e anche queste continue minacce, una volta su una cosa, una volta sull'altra, non fanno bene al Paese, ma non fanno bene nemmeno al PDL, oggi ridiventato Forza Italia, che ovviamente dimostra di non essere riuscito nemmeno in questa circostanza così complessa e importante per il Paese a svincolarsi dalle vicende personali giudiziarie di Berlusconi. Poi c'è da essere molto attenti anche nei confronti del dibattito che si sta svolgendo dentro PDL/Forza Italia, perché queste componenti, questa divisione, Alfano, i Falchi, le Colombe, insomma c'è indubbiamente un processo interno abbastanza complesso, e quindi staremo a vedere. E oggi si decide il metodo, poi la conferenza dei capigruppo deciderà la data. Ora, a proposito di questioni complesse interne, Pezzopane vota Renzi, giusto? Ho capito io bene? Io voto Renzi, sì, io voto Renzi, lo voto decisa, convinta. Sono stata sostenitrice di Bersani. Accesa sostenitrice, mi ricordo. Sì, molto accesa sostenitrice. Se mi dava retta 10 mesi fa, ci davano una salvata tutti quanti. Lo so. ma infatti diciamo che convinta sostenitrice, anche perché Bersani è stata una delle poche persone del PD che nei confronti della vicenda dell'Aquila post terremoto ha avuto una sensibilità, un'umanità, ma anche una concretezza politica che purtroppo molti altri non hanno avuto. Mi sentivo politicamente convinta, ma anche umanamente legata a Pierluigi Bersani. Poi la delusione della vicenda del Presidente della Repubblica, per me lì è crollato un mito. Quando c'è stata la proposta di Franco Marini, per me è stato una specie di coltellata, perché era in totale dissonanza con tutta la campagna elettorale, con tutto il dibattito delle primarie. E lì mi sono in qualche modo allontanata, e poi la scelta anche di Gianni Cuperlo, che è un amico carissimo, siamo stati in FIGC insieme, ma è una scelta perdente, non si è voluto mettere un esponente che potesse effettivamente concorrere, quindi ci sono motivi di natura politica. Poi io sono molto collegata, ho intorno a me molti giovani, quindi mi dicevano no, per favore Stefania, non lo fare, andiamo tutti con Renzi, va bene, andiamo tutti con Renzi. Bene così, allora in bocca al lupo per i prossimi appuntamenti e vedremo magari di risentirci a cosa chiusa, insomma, vicenda Berlusconi chiusa. Grazie, arrivederci. Grazie, buona giornata. Un saluto alla vicepresidente della Giunta delle Elezioni del Senato, quindi il cuore di questa vicenda, della vicenda della decadenza di Silvio.